paese, continua a buttare fuori. No, aspetto che tu ti sia liberato dalle scorie che hai nella testa e che mi impediscono di poter far entrare il te nella tua testa. Noi siamo purtroppo dominati da un sacco di scorie di carattere culturale che non ci consentono di saper pensare al nuovo e di saper apprezzare il nuovo e di saper costruire il nuovo. Allora ecco, se noi vogliamo trovare delle risposte, dobbiamo cominciare a rimettere in discussione tre grandi categorie, che prima ancora di essere economiche sono tre categorie culturali: il lavoro, il mercato e l'economia pubblica. Questi sono i tre ambiti che dobbiamo cominciare a rimettere in discussione. E prima questione, il lavoro. Non dobbiamo cominciare a chiederci perché noi cerchiamo il lavoro con tanto affanno. Se venisse un marziano sulla Terra, torna a casa sua e risponde alla domanda cosa hai trovato sulla Terra, questo ha tutto il diritto di dire, ho trovato della gente che se non fatica si butta di sotto dal balcone. Perché noi se siamo senza lavoro ci buttiamo di sotto dal balcone. Perché è così. Ma com'è? Noi non riusciamo a concepire la nostra vita senza la fatica? Non mi risulta. Io non vedo la coda di persone che chiede di essere assunta a spargere il catalogo delle strade. Ma va bene. Non vedo neanche la coda delle persone che chiede di andare a sconcimare le bestie o andare a raccogliere i pomodori sotto il sole. No, noi questi lavori non li facciamo più. Siamo immigrati, cittadini di serie B. Per noi se del lavoro vogliamo, è un lavoro pulito, un lavoro a computer, un lavoro intellettuale, per venire, non ci tocchiamo le mani. Ma in realtà ciò che noi diciamo, quando diciamo che vogliamo un lavoro, noi in realtà vogliamo dei soldi, siamo concreti. Io domando, se venisse offerto un lavoro, ma quantunque sia bello, ma non viene garantita nessuna prospettiva di remunerazione, voi continuereste ad andarci? Beh, per quanto sia bello non ci avreste più. Perché al fondo voi volete il reddito. Voi volete un salario. E perché volete un salario? Perché viviamo in un sistema che ci ha detto vuoi garantire, vuoi riuscire a soddisfare i tuoi bisogni? Non cerchi una strada. Ti presenti al supermercato, metti tutto quello che vuoi nel supermercato della spesa, poi però paghi. E quindi la porta di accesso per poter soddisfare i nostri bisogni è il denaro. E siccome poi alla fine non abbiamo nessun'altra ricchezza se non la possibilità di vendere il nostro tempo, questo è il concetto del lavoro salariato, e noi cerchiamo il lavoro salariato in maniera disperata. Ma io vi faccio una domanda: se noi vivessimo in un mondo di vita dove cerchiamo casa e otteniamo l'alloggio in maniera quasi gratuita, andiamo a scuola e non paghiamo uno straccio di tassa, andiamo in ospedale e non paghiamo uno straccio di ticket, se andiamo sull'autobus non paghiamo il biglietto, se andiamo sul treno locale non paghiamo il biglietto, magari entriamo in un luogo dove ci è consentito di poter avere accesso a tutta una serie di bisogni di base in maniera gratuita. Domanda, continuereste ancora a cercare lavoro? Forse sì, per libertà, come facevano i principi nel Medioevo, che dipingevano i quadri, leggevano i libri, andavano a caccia, ma era un altro tipo di lavoro, si alzavano quando gli pareva, magari si alzavano anche presto, lo scendevano, ma questo era un diversivo. Non lo cercheremo più, ripeto, non c'è niente da fare. Allora, perché è importante cominciare a fare questi ragionamenti? Perché in realtà noi non vogliamo un lavoro, noi vogliamo delle sicurezze. Allora la domanda che ci dobbiamo porre è: esiste la possibilità di garantirci le sicurezze senza costringere l'economia a crescere? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre. E se ci cominciamo a porre questa domanda, ci rendiamo conto che le vie che abbiamo a disposizione per risolvere i nostri bisogni, quindi il lavoro per risolvere i nostri bisogni, sono molto più ampie del semplice lavoro salariato. Innanzitutto comincia a venire alla ribalta una forma di lavoro che è estremamente in uso, ma su cui non facciamo mai una riflessione, che è il prendere, che è estremamente diffuso. Quando noi laviamo i piatti a casa nostra, noi stiamo assolvendo ad un bisogno. Però se ci viene fatta la domanda che lavoro fai, se sei soltanto un casalingo o una casalinga, si risponde niente. Non funzionano così le cose. Perché? Perché nel nostro immaginario il lavoro, il reale riconoscimento sociale, è solo quello che ti garantisce un reddito, che ti garantisce un salario. Magari ci facciamo un mazzo grosso così, per riuscire a raggiungere noi stessi, tutta la nostra famiglia, i nostri bambini, i nostri anziani, e facciamo niente. Questa è una cosa assurda. Allora, cominciamo a dire che il fai da te
è assolutamente una forma di lavoro per soddisfare i nostri bisogni che dobbiamo recuperare. E perché dobbiamo recuperare? Perché è quella forma che mi consente di soddisfare un sacco di bisogni senza costringere il mio vicino di casa a comprare, ad aumentare i propri acquisti. È quando io dipendo da un salario che ho bisogno di implorare il mio vicino di casa che compri ciò che la mia azienda produce, indipendentemente che siano oggetti utili o inutili. Perché se lui non compra, l'azienda mi licenzia. Se io invece riduco la mia dipendenza dal denaro, perché sono capace di farmi tante cosine da solo, beh, anzi, mi sentirò anche nella posizione, se mi rendo conto che il mio vicino di casa ha un atteggiamento lesivo sul piano ambientale, andare e dire: guarda, lei smette di fare questi acquisti perché ci fa un gran danno sul piano delle risorse, sul piano dei rifiuti, no? Ecco, per riuscire a creare questa situazione dobbiamo in tutti i modi valorizzare il pari da te. Quindi qualcosa che già oggi esiste, qualcuno ha calcolato che se noi contabilizzassimo nel prodotto interno lordo anche il valore del pari da te, beh, questo aumenterebbe almeno di un terzo, se non addirittura lo toccherebbe, insomma. Quindi ecco, questa è la prima dimensione che dobbiamo mettere sotto osservazione. Ecco, ricordandoci certo che il fai da te arriva presto a capolinea, e non sono così stupido da pensare che noi possiamo tornare ad una situazione in cui ci costruiamo assolutamente tutto, no? Anzi, basta che ci voglia un pochino di tecnologia in più e già siamo di qua dal punto di vista del fai da te. Tanto che la bicicletta, che è uno strumento semplice, no? Io non la posso costruire da solo, la bicicletta la posso riparare, che non è poco, però non la posso costruire. Cioè, quando ci vuole un certo tipo di tecnologia, ho bisogno di una struttura produttiva organizzata. E allora ecco che fanno la loro comparsa gli altri due comparti, mercato o pubblico. Questa è la grande domanda. A chi chiedo la bicicletta? A chi chiedo l'acqua? A chi chiedo il microfono? A chi chiedo la cravatta? A chi chiedo la sedia? Allora ecco, dobbiamo cominciare a stabilire che cosa attribuiamo al pubblico e che cosa attribuiamo al privato. Per me c'è un modo molto semplice di stabilire che cosa attribuiamo al pubblico e che cosa attribuiamo al privato. Ed è cominciare a riflettere sui bisogni. I bisogni non sono tutti uguali. Ci sono dei bisogni che sono più uguali degli altri. E sono quella categoria di bisogni che sono definiti come bisogni fondamentali. Cioè ci sono dei bisogni che attengono alla vita, senza i quali noi non viviamo. O senza i quali noi non abbiamo dignità personale. Il primo bisogno che attiene alla vita è quello di respirare, il bisogno di aria. Io lo ricordo volutamente, quando tutto questo sembra una cosa scontata, perché noi ci stiamo avvicinando ad una situazione in cui non avremo più aria, così come non avremo più acqua. L'acqua la prendiamo in bottiglia, eccola qua. Come mai non prendiamo l'acqua in bottiglia? Perché appunto l'abbiamo utilizzata male, l'abbiamo inquinata, e quindi ecco, i mercanti sono ben contenti quando finalmente una risorsa che prima la natura metteva liberamente a disposizione gratuitamente di tutti si fa scarsa, perché così arrivano loro, la bottiglia diventa una possibilità di si trasforma in merce a quel punto là. Per cui ecco, attenzione, l'aria è il nostro primo bisogno, e questo ci spinge a dire che dobbiamo cercare di produrre di meno, non produrre di più, perché sappiamo che l'aria si inquina quando si rende di produrre sempre di più. Abbiamo bisogno di acqua, altro bisogno fondamentale. Abbiamo bisogno di cibo, una certa quantità, altro bisogno fondamentale. Abbiamo bisogno di alloggio. Noi non consideriamo più l'alloggio tra i bisogni fondamentali. Ma guardate cosa fanno gli uccelli quando si arriva a primavera. Cominciano a vedere che svolazzano a cercare lo stecchetto, la pantufola per costruirsi il nido. È un bisogno fondamentale quello di costruirsi il nido. Le giovani coppie lo sanno molto bene. E poi andiamo verso le necessità più evolute. Una certa quantità di energia è un altro bisogno fondamentale. Noi non ci rendiamo mai conto del miracolo che si opera sotto i nostri occhi quando pigiamo quel bottoncino sul gas e si sprigiona quella fiammella. Ma provate ad andare in un paese come il Bangladesh. I primi che si alzano al mattino non sono gli adulti, sono i bimbi. E vanno, perché si alzano presto? Perché vanno a cercare foglie per poter avere un carburante, per poter far fuoco su cui si condirà il riso per tutta la giornata. È una vita intera spesa per l'energia. Una certa quantità di energia è un bisogno fondamentale. E poi certo, bisogni più evoluti, l'istruzione, la sanità, la comunicazione, i trasporti, sono una diecina circa. Allora ecco, quello che bisogna avere chiaro è che i bisogni fondamentali devono essere garantiti a tutti.
E quando dico tutti, voglio dire veramente tutti, indipendentemente se è ricco o povero, indipendentemente se è uomo o donna, indipendentemente se è giovane o vecchio. E tutti quei bisogni che devono essere garantiti a tutti, indipendentemente dalla propria condizione, assumono un nome particolare, si chiamano diritti. Il diritto è qualcosa che deve essere garantito per il fatto stesso che esisti, sei nato ed hai acquisito tutta una serie di diritti sociali, politici ed economici. La possibilità di godere di questi bisogni fondamentali fa parte dei diritti. Allora, i diritti, chi li garantisce? Sicuramente non il mercato, non per una pressione ideologica, ma perché il mercato è una grande macchina, garantisce di tutto e di più, ma ad una condizione, che abbiate in tasca i soldi per pagare. Se avete in tasca i soldi per pagare, vi dà anche l'illecito. Se non avete in tasca i soldi per pagare, avete voglia di rivendicare il vostro di pane. Vi butta in galera. Se voi andate al supermercato e provate a mangiare un panino sul posto, arriva subito la vigilanza e vi denuncia per furto. Cioè, se non paghi, il mercato non ti dà, non ci possiamo arrabbiare con il mercato. Il mercato è una cosa che vende. Allora, a chi affidiamo i diritti? I diritti li possiamo affidare soltanto alla comunità organizzata, che fa un patto al suo interno. Per cui si organizza per garantire a tutti una serie di bisogni fondamentali in una certa misura, col contributo di tutti.